Abbiamo parlato di schizofrenia, ma cosa c'è prima della schizofrenia? Ci sono dei casi a rischio, fondamentalmente. E vedete quando noi siamo, quando io ho lavorato per molti anni in una struttura aperta, una clinica psichiatrica a Bologna aperta voleva dire in cui noi eravamo un'unica equip che lavorava dentro l'ospedale ma anche sul territorio, ci alternavamo sei mesi, un anno, due anni a seconda delle esigenze o della volontà di ciascuno e però seguiamo le famiglie, quindi vedevamo i nostri pazienti si sposavano, avevano bambini, ma vedevamo nel corso degli anni questi bambini talvolta ovviamente in alcuni casi eh, ammalarsi, ammalarsi di ansia di depressione, di tic nervosi, eccetera e poi fare dei discompensi psicotici. Allora il punto è il periodo che passa fra il periodo di normalità e quello in cui c'è la psicosi, che è il punto il periodo non trattato. È importante, non è importante e quanto è importante intervenire prima. E mi spiego, se io ho dei casi a rischio, ho il diritto di intervenire quando io definisco un caso come caso a rischio, ma quale diritto ho io di intervenire in una famiglia e curare una persona che magari né vuole né sa di essere ammalata? E poi quando esordiscono i primi sintomi psicotici, ma lievi, il periodo di psicosi non trattata, ho il diritto di intervenire, devo intervenire e perché? Ecco. E allora... Uno dei concetti più importanti è identificare i soggetti a rischio e i soggetti ad alto rischio. In questo caso è stata soprattutto la scuola australiana di McGorley che si è occupata di identificare i soggetti a rischio. Quali sono? Beh, sono quelli che hanno fondamentalmente dei disturbi del pensiero, magari non importanti, cose che non compaiono, eh, che non giungono all'attenzione del medico, assolutamente. Coloro i quali hanno una personalità chiusa, coloro i quali hanno un declino nel funzionamento. Euh, mentale, tra virgolette, anche scolastico o nel funzionamento sociale, hanno piccolissimi sintomi psicotici, transitori. Queste sono le diapositive che poi noi rendiamo disponibili su aula web, quindi le troverete e non vi preoccupate a guardare i singoli sintomi. Un singolo sintomo, un pensiero magico, un disturbo percettivo, una piccola ideazione paranoide. Che però sia transitoria, ma però ci fanno capire che quel soggetto è a rischio. A rischio di sviluppare una psicosi. Questo è il punto fondamentale. Cioè questi sono quei soggetti che nel corso del tempo potranno sviluppare una psicosi, in quale misura? Ma nella misura del una volta si diceva del 40%, oggi si dice percentuale più bassa, del 20% circa. Cioè soggetti che presentano questi sintomi, vi faccio rivedere. Piccoli sintomi psicotici, uno per una settimana, disturbo del pensiero, piccoli disturbi percettivi, alcuni aspetti persecutori, declino nel funzionamento e via dicendo. Ecco, questi sono considerabili a rischio, più altri criteri su cui non mi voglio soffermare troppo. E ci dicono però che questi soggetti possono transitare nella psicosi, nella misura del 20%. E la domanda è: ma io che diritto ho di intervenire? Sapendo che soltanto 2-3 su 10 transiteranno in una psicosi. È un problema etico, non ha risposta. Una cosa importante è che se io faccio degli studi su ampia scala, sulla popolazione generale, intercetto questi individui, li pongo in terapia e ottengo dei buoni risultati. Ma la domanda è, i costi sono smisurati? Sono veramente smisurati, quindi, di fatto, sono solo delle ricerche che vengono fatte. Con buoni risultati, ma sono ultra costose. In più, in più rimane sempre il problema etico. Ma io, anche quando identifico dei soggetti a rischio, quale diritto ho di poter intervenire? E poi come? Certamente non con dei farmaci, ma con una terapia, prevalentemente di tipo cognitivo. Certamente, ma questo richiede personale specializzato. Ma non importa, questo è un discorso importantissimo da un punto di vista etico, da un punto di vista didattico. A noi interessa che riusciamo a identificare i soggetti a rischio, questo sì, sapere che chi diventerà schizofrenico aveva già dei sintomi, piccoli, modesti, puntiformi, che indicavano una loro vulnerabilità. Vedete? Soggetti a rischio, soggetti ad alto rischio, ovviamente a seconda della maggiore o minore numerosità dei sintomi o gravità di questi sintomi. Una cosa però importante è questa, una volta che un soggetto ha sviluppato un sintomo psicotico va trattato, perché più lunga è la fase della psicosi non trattata, peggiore è l'outcome. Qui il problema etico si rivolta all'incontrario, cioè siamo noi a essere responsabili di un decorso negativo se non trattiamo precocemente il paziente. Su questo, guardate, c'è univocità assoluta, totale, ma questo vale per la schizofrenia, vale per la depressione, vale per il disturbo bipolare, vale per tutti i disturbi psichiatrici ma non solo. La cosa grave di tutto questo qual è? È che se io vado a vedere i soggetti a rischio e ad alto rischio, vedo delle alterazioni centrali strutturali, a livello del giro orbitale mediale, a livello del cingolato, a livello del giro, del giro retto. Purtroppo devo dire, perché sono alterazioni strutturali, queste non sono funzionali, ci dicono che c'è differenza a livello di queste delle circonvoluzioni delle zone che vi ho detto, in termini proprio di contenuto di sostanza, di dimensioni. Questo lo si vede a livello di risonanza strutturale e a livello di risonanza funzionale. E vi è differenza nel cervello, tra il cervello di chi svilupperà psicosi e di chi non la svilupperà. Quindi in teoria se io potessi fare un discorso di massa potrei già tentare di identificare dei tratti che non possono essere dei trait marker, nel modo più assoluto no, ma dei tratti predisponenti allo sviluppo successivo di una psicosi. Quelli erano soggetti a rischio. Altre volte invece io vedo una personalità prepsicotica, la personalità prepsicotica dello schizofrenico che si identifica spesso con la termine schizoide. Sono personalità chiuse, introverse, fredde da un punto di vista affettivo ma al tempo stesso sono ipersensibili perché ipersensibili? Perché iperestesiche? Perché anestesiche? Oscillano tra anestesia e iperestesia, sono fredde e distaccate, ma al tempo stesso sono iperestesiche perché sono molto vulnerabili a cosa? All'incontro interumano, al rapporto interpersonale. Ecco perché sono persone che tendono a stare isolate, distanti, sono persone che tendono a pensiero astratto, freddo. Non hanno una propensione alla vita di relazione, spesso sono single, molto più single rispetto alla popolazione generale, e non solo: tendono anche a fare dei lavori più solitari, più isolati. In queste personalità, viene persa o viene ridursi la possibilità di vibrare all'unisono con l'ambiente, cioè la sintonia. Tendono a frapporre distanze con l'ambiente, in cui quindi viene più affermata la dimensione personale e questo è il termine che significa schizoidia si indica con il termine schizoidia schizoidia porta al distacco della realtà sono pazienti dalla realtà sono pazienti che non giungono alla nostra attenzione giungono qualche volta nel momento in cui eh, portano da noi l'ansia o la depressione sono prevalentemente soggetti che mettono la, il distanziamento fra sé e il mondo esterno. Il mondo esterno, l'altro, viene vissuto come invadente, intrusivo e viene mantenuto a distanza. Questo lo vedete sul piano affettivo, amicale, lavorativo. Questa è la personalità premorbosa della schizofrenia. C'è sempre: assolutamente no. Assolutamente no. E talvolta questo è un disturbo di personalità a sé stante. È scomparso, è vero, dal DSM, ma non importa. È una personalità particolare, chiusa e introversa.